Rassegna stampa di oggi, 18 febbraio 2018. Questa è la terza edizione, cari amici. Vi ricordo che la rassegna stampa è edita da RST Saiuz e Pianeta Oggi TV. Roche Novartis, lo Stato pagava 1.000 euro il farmaco che ne costava 80. Il cartello dei due colossi farmaceutici, sondaggi finti, avvertimenti. Così i due colossi, secondo l'accusa dei PM, imbrogliavano medici e pazienti. Questa è la storia dell'uso di una molecola, il bevacizumab, che ha portato prima i due colossi farmaceutici, la Roche e la Novartis, a risarcire le casse pubbliche italiane per un danno da 180 milioni di euro. E poi i loro rappresentanti legali a essere indagati dalla Procura di Roma. La stessa molecola, secondo le accuse, veniva utilizzata in due diversi farmaci perfettamente sovrapponibili. L'Avastin della Roche e il Lucentis della Novartis a prezzi enormemente diversi tra loro. Le due multinazionali avrebbero spinto l'Agenzia Italiana del Farmaco, l'AIFA, a scegliere per il mercato del Servizio Sanitario Nazionale quello più costoso, il Lucentis. Il punto è che i medici oculisti avevano scoperto da parecchi anni che l'Avastin, inizialmente utilizzato solo per le malattie del colon, aveva un'ottima resa per le malattie oftalmiche. Un affare enorme, poiché la maculopatia colpisce un anziano su tre sopra i 70 anni. Neofascisti, Boldrini dice non c'è spazio per loro in democrazia, tutti i gruppi vanno sciolti. Tutti i gruppi che si ispirano ai neofascisti vanno sciolti. Lo ha detto appunto il presidente della Camera, Laura Boldrini, davanti al murales antifascista realizzato a Niguarda, quartiere di Migliane, fucina antifascista del capoluogo lombardo. Noi dobbiamo dirlo con forza, ha detto il presidente della Camera. I gruppi che si rifanno a un'ideologia fascista vanno sciolti. Non c'è spazio per loro in democrazia. DJ Fabo, la vita più bella del mondo, nella parola della fidanzata Valeria, così l'ho liberato dall'inferno. In Prometto di perderti, Baldini e Castoldi, la fidanzata di Fabiano Antoniani ripercorre la loro storia, prima e dopo l'incidente che lo ha reso cieco e tetraplegico, fino alla sua ultima volontà, quella del suicidio assistito in Svizzera. Movimento 5 Stelle pubblica lista di giornalisti di fiducia di Renzi e Berlusconi. Sindacato dice attacco squadrista. Il post pubblicato sul blog delle Stelle mette sotto accusa alcune delle firme della TV pubblica. Rispondono la FNSI, l'Usigrai, il CDR TG1 e TG2 con una nota congiunta. Liste di proscrizione, dicono. Festival di Berlino 2018, applausi per Figlia Mia con Alba Rovracher e Valeria Golino, unico film italiano in corsa per l'Orso d'Oro. Le due attrici sono complici e rivali su un territorio granitico e misterioso come la Sardegna a contendersi l'amore di una bimba di 11 anni. Prodotto da Vivo Film, Colorado Film con Rai Cinema e uscirà nelle sale italiane per 01 Distribution dal 22 febbraio. Cari amici, con questo è tutto, vi diamo appuntamento alla prossima rassegna stampa. Vi ricordo che la rassegna stampa è edita da RST Saiuz e Pianeta Oggi TV. Vi auguriamo un buon proseguimento con la programmazione.